Razak Aziz. I am from Nigeria, in Oyo State, Saki West local government. I born in October 5, 1989. My daddy is a farmer, and my mommy used to sell a plantain on the street. That's why how we manage our life. I used to work with my daddy in the farm some days. I'm work help my mommy sell and planting in the street. Few some like three days in a week. Share the week. 3 days in the farm, 3 days in the market with my mom. That's why how we are married our life. And my dad is sick. He's sick with brain cancer. And my daddy died in the hospital. X Center in Nigeria, in Saki West, Oyo State, in October 15, 2000. 1 year later. Will be your future? I think in Italy. In Italy? In Italy. I come with somebody. Because Italy is a very good country. Because Italy? Italy is a very good country. Oggi è in corso una bella manifestazione sul tema dei migranti, intitolata proprio la giornata dei migranti. E mi sono intervenuti diversi ospiti, fra cui Don Sandro, responsabile della Caritas diocesana, Peppino Greco, il responsabile della Task Force Simonetti e tanti altri ospiti, ma gli ospiti principali sono proprio loro, i protagonisti, cioè i migranti, in particolare i richiedenti asilo che sono ospitati nelle strutture di Palazzo San Gervasio e di Rio Nero. E sono in attesa in realtà dell'esito positivo della domanda di richiesta di asilo, perché sono sottoposti anche in questi giorni all'esame, al vaglio della commissione che è preposta proprio per valutare se effettivamente hanno i requisiti per ottenere il diritto di asilo. My name is Austin. Austin, where are you from? I'm from Nigeria, Edo State. My spirit is my country. We have a political problem. A lot of problems in my country. Not too good. Education problem, hospital problem, political problem, bad government, Boko Haram problem. But in Italy, so good. There is peace in Italy. No problem in Italy. Everybody are living fine. But I'm happy I'm here in Italy to live a good life. Only thing I be praying for God and Italian people to help me. After my document, everything. I need a little job so that I can have a good future, good life. You wish to be a teacher? I want to be a teacher because of bad education in Nigeria. I can't be a teacher. Yeah. But now, I want to be a journalist. Mass communication, so that I can speak the whole world and hear it. Okay. Best wishes. Okay.
Molto soddisfatta per la scuola di Rio Negro, ritengo che sono momenti che i ragazzi devono avere. Questo è possibile farlo grazie alla presenza di docenti che credono molto in queste attività. La scuola, d'altronde, non è soltanto la scuola che deve erudire, ma la scuola che deve formare, dando ai ragazzi possibilità di vivere a 360 gradi esperienze di ogni tipo, tra cui questa di oggi che ha visto il confronto e l'arricchimento con la presenza di alcuni profughi presenti nella nostra realtà da pochi giorni. Sicuramente non sono delle manifestazioni a cambiare completamente quello che è il comportamento dei nostri alunni, ma sono dei semi messi a dimora che sono convinta prima o poi daranno frutto. E il ripetersi di queste esperienze contribuirà a dare ai nostri allievi la possibilità di aprirsi a culture altre, di incontrare il diverso per colore, per religione e capire che il diverso non è diverso da noi. Le border ci sono da tourné di tutti le unioni permanenti sono in favorezza me, c'è la fine di tutti, perché il faut abbandonare, il faut être absenti e jusqu'à des années vraiment c'est insupportable, c'est pourquoi le border. Mi chiamo Cesar, vengo dal Pakistan. In Pakistan la mia situazione è più brutta perché io ho fatto problemi con i talebani. Ma prima di questo problema io ho fatto bene in Pakistan. In Italia io sono qua in Italia un anno e mezzo. Io ho guardato qua è tranquilla e vita è sicura. Sei in contatto con i tuoi familiari? Sì, grazie dall'app internet posso parlare con loro. È tutto bene. Adesso solo un problema qua e lavoro, l'altra tutto perfetto. Sono Franca Mercurio, sono l'insegnante di italiano dell'Istituto Giustino Fortunato. Oggi abbiamo vissuto una giornata molto, molto intensa, giornata del migrante, che è stata la conclusione di un progetto, io e l'altro, che con tutti gli altri docenti abbiamo portato avanti insieme ai ragazzi dal mese di ottobre fino ad ora. È stata un'esperienza molto forte perché ha dimostrato che vivere insieme, convivere e integrarsi è possibile. Anche fra culture diverse, anche fra persone che vengono da paesi diversi. I ragazzi hanno dimostrato che questo lo sanno fare e lo vogliono fare. È successo qualcosa nei ragazzi, nei nostri studenti? Sono migliori di prima? Secondo me sì, e lo hanno dimostrato in questi giorni, per il modo in cui si sono resi accoglienti nei confronti di questi ragazzi migranti provenienti dal Ghana, dalla Nigeria, che hanno accolto come se fossero veramente dei loro amici. E oggi è stato bellissimo vederli ballare insieme, suonare insieme.